Con un decreto ministeriale del 27 febbraio 2018 sono state assegnate alla Regione Abruzzo le risorse per la copertura delle opere destinate al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. A parlarne è stato l'assessore regionale ai lavori pubblici Lorenzo Berardinetti. Hanno partecipato alla conferenza stampa anche rappresentanti delle associazioni interessate. È un grande aiuto che diamo per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai soggetti privati. C'è una legge dell'89, la numero 13, che permette a chi è disabile di ricevere un contributo da parte della Regione attraverso i comuni. Con questo contributo finanziato dalla Regione Abruzzo con decreto 67 del febbraio sono arrivati i fondi di circa 4 milioni di euro in più per la Regione Abruzzo. L'attività adesso che svolgeremo da qui a domani, dopodomani, per quanto riguarda il compenso regionale, è inviare la nota ai comuni, i quali già hanno ricevuto delle richieste di contributo da parte dei privati, e faremo sì che scorrerà la graduatoria in modo che finanziamo quasi il 100% di chi ha fatto richiesta per quanto riguarda i privati, per un importo di circa 1.900.000 euro che già lo Stato ci ha inviato. Gli ulteriori fondi riapriremo l'attività per quanto riguarda le richieste di contributo dei soggetti privati, in modo che metteremo a bando gli altri ulteriori 2 milioni di euro e copriremo tutto ciò che riguarda l'attività che chi ha bisogno, come i privati, soggetti privati, per l'abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli edifici che hanno, dove vivono praticamente.